Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e in questo video mi devo lamentare. Infatti vi voglio raccontare brevemente la mia pessima esperienza che ho avuto con il My Nintendo Store e quindi in generale con Nintendo Europa. Ora, l'avvenimento in sé è molto piccolo ma secondo me è sintomatico di un modo di fare le cose che sinceramente da un'azienda importante come Nintendo, una dei leader del settore, non mi aspetterei mai, soprattutto perché poi lo sapete, io sono super affezionato alla Nintendo, mi piace supportarla in tutti i modi possibili, ma poi succedono queste cose e mi cascano abbastanza le braccia. Ma prima di raccontarvi bene tutto quello che è successo, conoscete l'iter. Quindi se volete vedermi nuovamente rammaricato, triste, deluso, sconsolato e anche abbastanza incazzato, mi raccomando, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per continuare a supportarmi e inviarmi tantissimi soldi. Bene, sigla! Bene, cosa è andato storto tra me e Nintendo? Sul My Nintendo Store si possono acquistare dei prodotti direttamente dalla Nintendo. Quello che potenzialmente potrebbe essere interessante è che c'è una sorta di raccolta punti che permette di riscattare i premi gratuitamente. I punti oro si prendono tramite l'acquisto del software e possono essere riutilizzati per avere degli sconti sui prossimi acquisti, mentre i punti platino vengono collezionati completando vari task e sostanzialmente garantiscono l'accesso ad una serie di reward quasi mai interessanti. Questa volta però le cose sembravano diverse perché Nintendo ha annunciato la possibilità di riscattare con i punti platino dei poster a tema Super Nintendo. Ora lo sapete, io sono un grandissimo collezionista e un grandissimo appassionato della Nintendo degli anni 90, anche perché ci sono cresciuto e da ragazzino giocavo solo al Super Nintendo e quindi ho pensato, beh, finalmente un modo intelligente che non sia uno sfondo per cellulare o un tema per la scrivania del mio computer per riscattare questi benedetti punti che tra l'altro penso abbiano anche una scadenza. L'idea era carina, il design è quello storico degli artwork degli anni 90. In più è gratuito, ho detto perché no, cosa potrebbe mai andare storto? Mai dirlo. Questo perché innanzitutto partiamo col fatto che sì, è gratuito, ma andavano pagate le spese di spedizione. Sì, ci può stare, però insomma fa un po' strano visto che ormai praticamente tutti quanti offrono spedizioni gratuite, però capisco è un regalo, magari sarebbe stato difficile rientrarci con i costi di spedizione e quindi sono a carico dell'utente. E va bene, allora paghiamo questi 7 euro per farci spedire questi poster fighissimi. Parte l'ordine e io aspetto. Fino a quando arriva il pacco, chiaramente la forma di un pacco che contiene un mega dildo gigante. Sono felicissimo, non vedo l'ora di prendere questi poster e di scoprire quanto siano belli dal vivo, ma con mio grande rammarico mi rendo conto che in realtà i poster sono sbagliati. Infatti Nintendo Europa mi ha inviato 3 bellissimi poster di Splatoon. Ora, lasciando perdere il fatto che non sono quelli che ho ordinato, in più a me di Splatoon non me ne frega assolutamente niente, ma non è questo poi il punto. Potevano essere anche, sono anche carini come poster, ma che senso ha? E insomma inizio a bestemmiare in 10.000 lingue diverse perché ragazzi è principalmente una perdita di tempo, significa doversi interfacciare con il servizio clienti e far ripartire la spedizione, insomma non è proprio il massimo della comodità. Però poi mi viene il dubbio e dico vabbè, ma fammi controllare un attimo su internet se qualcun altro ha ricevuto dei poster sbagliati, e scopro che in realtà tutti quanti hanno ricevuto dei poster sbagliati e tutti quanti hanno ricevuto questi poster di Splatoon. E la cosa incredibile è che Nintendo ha mandato un'email a tutti quanti, compreso me, sono andato a ritrovarla, dove si scusavano del disagio e erano a conoscenza dell'errore commesso in fase di spedizione e la stessa Nintendo avrebbe provveduto gratuitamente all'invio dei nuovi poster, ovvero di quelli corretti dello SNES. Allora ho pensato, ma porca miseria, ok, la Nintendo ha cannato alla grandissima, un errore proprio madornale, se ne sono accorti poi mentre le spedizioni dovevano ancora arrivare, quindi lo sapevano da subito, però va bene, ci stanno provando a mettere una pezza sopra, quello che volevano risparmiare le spese di spedizione ora ce lo stanno mettendo loro, peggio per loro, va bene, però come atto di riparazione è encomiabile, brava Nintendo, brava, hai fatto centro, è così che si ripara agli errori, quindi aspetto. Ed arriva la seconda spedizione e sono felicissimo perché c'è di nuovo questo mega dildo pack. Non vedo l'ora di avere finalmente i tanto agognati poster quasi 2 mesi dopo l'ordine. E ragazzi, badate bene che la scatola ora l'ho aperta, ma in realtà era chiusa sigillata ed integra. Cosa mi ritrovo dentro? I poster sono corretti. Questo è lo stato dei poster.
che qualità, mamma mia. E ragazzi, appunto, la scatola era integra, quindi significa che io non so come hanno fatto, ma proprio i magazzinieri hanno preso e buttato a caso, totalmente incuranti di danneggiarli o meno. E guardate che non è un mio scribizio. Ho pensato, vabbè, dai, magari li ritaglio un pochino, provo a appiattirli, ma sono completamente danneggiati sia sugli angoli, ovunque, cioè questi qua sono inutilizzabili, non sono appiccicabili, appendibili da nessuna parte, è un peccato. Questo che significa, ragazzi? Che pure questa spedizione è andata a vuoto, io non ho neanche la voglia di interfacciarmi con l'incompetenza di Nintendo, sto cercando di farvi vedere tutti quanti gli angoli rovinati. E insomma, questo significa che questi poster sono inutilizzabili, mi allontano un po', magari si vedono meglio, è un peccato perché, vi ripeto, è il design storico di Mario Kart, Super Metroid e Legend of Zelda A Link to the Past, ma non potrò farci nulla perché sono sdrumati, come diciamo a Roma, sdrumati, e questo qua è un grandissimo peccato. Ora, che senso ha fare una cosa del genere? Nessuno, e purtroppo non è neanche la prima volta che ci sono disservizi del genere sul sito del My Nintendo Store. Questo significa che è proprio sintomatico che questo sito è gestito male dalla punta ai piedi, dai magazzinieri, ai pubblicisti, ai webmaster, perché ragazzi, è fatto veramente col culo, mi dispiace dirlo, ma è così. E vi riporto brevemente altre due esperienze che ho avuto sempre con questo sito, che sono state l'acquisto dei controller Joy-Con a tema NES, fatto ormai un anno fa, esclusiva per gli abbonati al servizio del Nintendo Switch Online. Beh, anche quello è stato paradossale, è stato innanzitutto difficilissimo trovare la pagina per poterli ordinare, cioè si andava sulla pagina prodotto ma non si riusciva a capire dove andavano comprati, e vabbè, ok, già questo è abbastanza strano. Poi ho fatto l'ordine, non mi è arrivata nessun tipo di conferma. Confrontandomi poi su alcuni gruppi Facebook ho scoperto che più o meno tutti quanti quelli che erano riusciti a comprarla stavano nella mia stessa situazione, perché non si capiva se erano riusciti ad effettuare l'acquisto, ad alcuni erano stati scalati i soldi, ad altri no, ma nessuno era stato avvertito o meno del successo dell'ordine. Una settimana prima del loro arrivo mi arriva un'email da parte di Nintendo che mi dice che c'è stato un problema con la carta di credito e che quindi l'ordine è stato annullato. Un giorno dopo mi arriva un'email che smentiva quella mandata prima, dicendo che c'era stato un errore nei server e quindi erano state inviate delle email a caso e il mio prodotto in realtà stava arrivando, e poi è arrivato. Già questo, ragazzi, è super inquietante. Poi, con i tempi che corrono, pensare che i dati della mia carta di credito sono in mano a delle persone che gestiscono così i database, sinceramente mi spaventa un bel po'. Stessa cosa per i controller SNES, che addirittura non sono riuscito ad acquistare. Questa è bellissima perché la pagina non funzionava, quando sono riuscito ad aprirla era impossibile aggiungere al carrello i controller, e nel momento in cui ci sono riuscito, dopo più o meno 2 giorni di prova, cosa è successo? Era impossibile inserire le proprie generalità, tra cui la carta di credito e l'indirizzo di spedizione, per finalizzare l'acquisto. Quindi, prima che potessi riuscire a fare qualsiasi cosa, i controller erano già finiti. Quindi io mi chiedo, che senso ha tenere in piedi un sito del genere? Un sito dove vengono offerte delle cose, dove gli utenti sono anche disposti a pagare, ma non possono farlo. È purtroppo indice di una cattiva gestione, e soprattutto a me una cosa del genere mi fa pensare che, se non altro sul suolo europeo, Nintendo tratti parecchio male i suoi utenti. È una cosa tristissima, è una cosa che mi dispiace anche fare, perché, lo ripeto per la centesima volta, io sono un super 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 fan di Nintendo, non sono di certo... Io sono un super 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 fan di Nintendo, non sono di certo un hater, ma quando le cose stanno così è praticamente impossibile difenderla. E questo mi dispiace ragazzi, perché devo dire che, sebbene le raccolte premi di Nintendo siano state sempre una mezza schifezza, 10 anni fa le cose erano differenti, e soprattutto sul servizio clienti mi aspetto un atteggiamento diverso da parte di Nintendo. Anche perché stiamo parlando di una società che ha fatto della serietà e dell'affidabilità uno dei suoi punti di forza sin dal suo debutto sul mercato, e vederla oggi comportarsi così, ma soprattutto anche poi, se vogliamo parlare di Nintendo in generale, con tutti i problemi che ha l'hardware di Switch e la poca trasparenza portata avanti nel trattare questi problemi noti, come il drifting dei Joy-Con, insomma, non mi fa assolutamente piacere, e spero
che le cose cambino. Va bene che il successo di Switch è stata una cosa un po' improvvisa e magari la Nintendo è stata colta un po' contropiede, ma è proprio su queste piccole sciocchezze, lo ripeto, sono tre poster, non muore nessuno, però è proprio su queste piccole cose che mi cascano le palle, mi dispiace un sacco. Vabbè, era solo un mio piccolo video sfogo, vorrei sapere nei commenti se anche voi avete avuto delle esperienze del genere, secondo me sì, ma non per forza relativa a Nintendo. Fatemi sapere, insomma, se ci sono stati degli acquisti andati a male per quanto riguarda i videogiochi nell'ultimo periodo. Noi ci vediamo presto e poi, tempo permettendo, conto di fare un po' di video speciali sia sugli acquisti di fine anno che qualche classificone top e flop per quanto riguarda quest'anno e il decennio. Io sono il Poro Michele, incazzatissimo. Ciao, ciao, ciao.